Sono Giuseppe Longo e coordinatore della laurea magistrale in Data Science dell'Università Federico II di Napoli. Con questo iniziamo una serie di video che tendono a mostrare in modo pratico quanta importanza noi, come docenti della laurea magistrale, diamo alla formazione professionale di quelli che normalmente vengono chiamati studenti lavoratori. Infatti, alla nostra laurea magistrale si iscrivono molte persone con che già hanno lauree magistrali o lauree a ciclo unico ottenute in precedenza in settori quali ingegneria, ingegneria informatica e anche settori di dominio come economia o economia aziendale, che ritengono necessario acquisire ulteriori competenze nel settore della data science in modo da favorire la loro progressione di carriera all'interno delle aziende in cui già lavorano, oppure al fine di trovare nuove opportunità di lavoro. In questo contesto noi ci siamo sforzati di costruire un percorso per certi versi fine-tuned, finemente adattato a quelle che sono le esigenze degli studenti, prevedendo anche la possibilità di far svolgere esperienze pratiche, anche tesi e tirocini agli studenti nel Nell'ambito delle attività che già svolgono nelle aziende in cui lavorano, in modo da testare le loro conoscenze in un ambiente operativo. Con questo primo filmato vi raccontiamo l'esperienza di tre straordinari studenti della nostra laurea magistrale che appartengono all'Eustema Group, una grande compagnia eh, italiana che si occupa appunto di prodotti eh, software e di servizi software. Rivolti al pubblico generale. Cedo ora la parola alla professoressa Roberta Siciliano che con me ha curato il corso di data mining a cui si riferisce questo esame. Roberta, a te il microfono. Buon pomeriggio, io sono Roberta Siciliano, sono docente di Statistical Learning, che è un modulo di. Statistical Data Analysis che gli studenti seguono al primo anno, che è il primo, diciamo, il primo corso di statistica, e poi sono anche docente del primo modulo di Data Mining che condivido come progetto formativo assieme al professor Peppe Longo, appunto il coordinatore del corso di laurea magistrale. Eh, di fatto qui abbiamo degli studenti del secondo anno che hanno praticamente eh, diciamo ancora un piccolo debito formativo, lo devono completare, gli esami del primo anno con l'esame di data mining. Che cosa mettono a frutto in questo esame? Un po' tutta quanta la conoscenza statistica acquisita nel primo corso di statistical data analysis, dove di fatto noi abbiamo seguito una metodologia che in qualche modo prende in considerazione due parole chiave, che sono alla base del concetto di statistical learning, della statistical learning theory, come selezionare un modello che sia parsimonioso, che sia generalizzabile per nuove osservazioni. Quindi. Prevenire dal problema dell'overfitting e che sia anche eh, diciamo facilmente interpretabile per poter in qualche modo dedurre quelle che sono le eh, complesse relazioni che si possono trovare in tanti dataset eh, strutturati appunto in forma complessa, cercare di comprendere quelle che sono le, le variabili che entrano in gioco e che sono quelle più importanti, come sono in relazione con altre variabili, e capire anche come è possibile anche profilare questi modelli a seconda della tipologia di unità statistiche. Ora nel corso di data mining le cose si complicano un po' di più perché loro, eh, diciamo, nell'approccio eh, applicativo cercano di eh, utilizzare tutte le conoscenze della statistica e della computational science per eh, trattare su dati strutturati in forma complessa, nel senso che parliamo di big data, quindi diciamo dati che eh, hanno una caratteristica di complessità che, sia, che è intrinseca sia nel tipo di... Organizzazione dei dati di come vengono questi estratti, eh, vediamo che sono data, eh, diciamo database che sono ovviamente organizzati in maniera digitale, pensiamo a quelle delle grandi aziende. Ma eh, che richiedono anche conoscenza diciamo, di data management, cioè di data editing, cioè di imputazione dei dati mancanti, di data validation, di qualità dei dati che vengono utilizzati. Perché ovviamente il compito del data mining è quello di estrarre. Dai dati un contenuto informativo utile e significativo che porti valore aggiunto nei processi di conoscenza, e quindi, alla fine, con il Project Work, nell'esame che eh, completa il percorso formativo di un insegnamento, eh, gli studenti devono mettere a frutto tutte queste conoscenze metodologiche applicative e mostrare quelli che sono, eh, diciamo, i risultati utili e significativi che portano un valore aggiunto ai processi di conoscenza. In questo caso, vediamo. Un caso studio molto interessante di Ostema, quindi parliamo di una diciamo di alcuni uh, studenti che non sono, diciamo, giovanissimi, ma sono già studenti lavoratori affermati, che hanno in qualche modo patrimonializzato tutte quante le conoscenze di uh, statistica e di computational science per trattare un problema molto interessante, no? Cioè il, il tema e il topic Peppe, lo abbiamo, uh, diciamo, come dire. Condiviso insieme come progetto, il tema è molto interessante. È possibile estrarre un contenuto informativo da quelli che sono gli articoli sui giornali, in particolare i giornali delle testate più importanti del nord e del centro e del sud, facendo riferimento a tre città: Milano, Roma, Napoli. È possibile individuare dall'analisi testuale, diciamo, di tutti quanti gli articoli che sono. Uh, apparsi in un certo arco temporale di riferimento, anche abbastanza recente, fino credo al mese scorso, uh, è possibile estrarre un contenuto informativo che faccia in qualche modo, uh, diciamo che ci consenta di uh, evidenziare come se fossero dei campanelli d'allarme, quelli che sono i territori in cui un certo tipo di criminalità è maggiormente concentrata. Quindi dall'analisi sessuale è possibile immaginare anche di. Uh, creare delle, uh, una sorta di profilazione di tipologie di possibili uh, azioni criminali che possono essere agite in qualche modo in un determinato territorio e andare in qualche modo a incrociare le informazioni relative agli articoli e ai giornali per poterle evidenziare anche dal punto di vista della mappatura geografica. E allora qui c'è un concentrato di tutte quante le metodologie statistiche e anche di uh, scienze computazionali che naturalmente. Consentono ai eh, nostri eh, bravissimi eh, allievi di poter confezionare anche un piccolo software che, per noi, che potrebbe essere un prototipo di un software che potrebbe essere utilizzato anche un domani come gabbia di regia per, diciamo, coloro che prendono decisioni di carattere politico su un determinato territorio. Allora, dovrebbe vedersi la presentazione, anche se non vedo più i. I, I visi va bene. Allora sono quindi buongiorno a tutti. Sono Donato Cappetta, responsabile ricerca e sviluppo di Eustemo, il centro di ricerca su Napoli, dove portiamo avanti i progetti di ricerca industriale in ambito data mining e text mining. Eh, quindi il lavoro che abbiamo fatto, il project work che abbiamo fatto all'interno del, del corso, quindi della laurea magistrale in data science e quindi del corso di data mining è relativo all'utilizzo di tecniche di data mining e anche text mining in quello che è l'open source intelligence. Adesso la presentazione è strutturata con una parte introduttiva, proprio di introduzione a che cos'è l'approccio di intelligence su fonti eh, aperte, nel caso specifico noi come domanda di ricerca ci siamo posti delle sfide in ambito di analisi dei rischi territoriali, poi c'è la parte centrale eh, che continua il collega. Giuseppe Donatielli e poi la parte finale comprensivo anche di una demo software operativa con Raffaele, Raffaele Palmieri. Quindi, che cos'è l'open source intelligence? Sostanzialmente è un'attività di analisi, acquisizione di informazioni, crawling. Analisi, estrazione della conoscenza da tutto ciò che è disponibile pubblicamente. Eh, le fonti che noi abbiamo utilizzato per iniziare a contestualizzare il progetto sono i giornali online, ma potrebbero essere i social, potrebbero essere Wikipedia, DBP, tia, GeoName, che è una fonte che abbiamo inserito, potrebbero essere anche fonti disponibili a pagamento perché esistono diversi dataset di, di fonti eh, disponibili diciamo forniti da, da, da terzi quindi l'OSINF in generale è la parte eh, relativa alle informazioni open source mentre invece con OSINT quindi si intende invece l'azione di intelligence e i risultati che viene fatto su eh, quelle che sono le fonti, le fonti pubbliche è una disciplina che nasce un po di anni fa eh, sostanzialmente Nasceva nell'ambito di quello che si chiama il SIGINT no? l'intercettazione di segnali. Quindi possiamo immaginare uno degli utilizzi è, è stato in ambito sicurezza, tuttora, cioè in ambito sicurezza, e in ambito sicurezza, sicurezza militare. L'OSINT, come lo intendiamo oggi, eh, in qualche modo è stato declinato da un lavoro, da un handbook della Nato nel 2001 in cui. Anche grazie alla diffusione quindi, di fonti informative eh, sul web, quindi ha declinato quello che l'OSINT che noi vediamo all'interno di questo project work, che poi ha subito un picco eh, intorno al 2012 con l'esplosione dei, dei social media. Volendo, una delle attività OSINT, tra virgolette, più elementari è, è la sentiment analysis. Noi vedremo che sentiment analysis. In questo caso ha solo due indicatori no? positivo e negativo, mentre invece è possibile ind individuare delle KPI, quindi degli indicatori anche più sofisticati. E intorno al 2018 c'è stato un ulteriore lavoro, in questo caso, da, da parte di un ente di ricerca indipendente americano, che inizia a parlare di OSINT 2.0, ovvero l'utilizzo di tutti quelli che sono i modelli e tecniche. Di machine learning e deep learning applicata all'analisi delle, delle informazioni. Ecco, quindi, qui abbiamo riportato questo lavoro recente e interessante quindi della, della RAND, RAND Analysis, in cui ha ridefinito un po' il concetto, il perimetro dell'open source in chiave, chiave 2.0, in chiave moderna. Abbiamo riportato anche la, la pagina della governativa italiana, eh, comunque in Italia esiste una struttura che riporta direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che si occupa di sicurezza nazionale e tra i perimetri della sicurezza nazionale c'è anche l'OSINT, accanto ad altre tecniche come dicevamo prima, ad esempio la SIGNINT che è relativa più alla parte di, di intercettazioni su sistemi satellitari, sistemi telefonici e, e così via. Perché quindi all'interno di, di un corso di data science e data mining ci troviamo a parlare di OSINT? Perché esiste quindi una stretta correlazione tra quello che è il ciclo dell'analisi del dato tipico insomma, di un processo di data mining e quello che è anche il ciclo di trattamento delle informazioni all'interno di un processo OSINT. Quindi qui l'abbiamo riportato in maniera schematizzata. Quindi comunque si parte da definire qual è l'obiettivo dell'intelligence, quindi la ricerca che si vuole effettuare, l'acquisizione e crawling dei dati la parte di preparazione, quality, la modellazione del problema e poi l'individuazione di quali sono i, i modelli adatti eh, a estrarre le informazioni, oltre poi alla fase di validazione, utilizzo e rilascio. E nell'ambito quindi di, di questo processo ci sono diverse sfide, tutte attuali, quindi di natural language processing, abbiamo accennato prima di sentiment analysis, di, di analisi lessicale, eh, di clustering, di analisi geospaziale, di analisi a grafo e così via, eh, qui viene riportato in maniera un po' più strutturata, ehm, sempre riprendendo dal lavoro che ha fatto la RAND, ehm, rispetto alle varie fasi, quindi di collezionamento, processing, exploitation e produzione. Eh, qual è lo stato dell'arte rispetto alle sfide? Quindi dove siamo sul verde vuol dire che mh, cominciano ad esistere strumenti e tecniche 2.0 sufficientemente consolidate, quando ci spostiamo sul rosso vuol dire che c'è ancora lavoro di ricerca da, mh, da fare. Allora, la sfida che noi vogliamo provare a rispondere utilizzando tecniche di OSINT l'abbiamo rappresentata in questa slide, ovvero l'analisi dei fenomeni di microcriminalità sul territorio. Un fenomeno purtroppo crescente che in qualche modo ci è stato segnalato anche da alcuni nostri collaboratori, clienti e partner. E quindi, quello che vogliamo fare è capire, analizzando le fonti aperte, come andare a intercettare questi fenomeni sostanzialmente concentrandoci su alcuni di essi, tipo le aggressioni, le, le rapine, e poi andare a individuare eh, dei, degli indici di rischi e quindi poi eh, estrarre, in base a questi indici di rischi, quindi fare un'analisi de delle, delle varie informazioni. Qui andiamo più sul dettaglio, quindi l'approccio OSINT è di due livelli, o top down o bottom up, sostanzialmente noi possiamo partire dallo scenario, quindi dal basso, come abbiamo definito l'analisi quindi dei fenomeni di microcriminalità, individuare poi quali sono i parametri che noi vogliamo andare a intercettare nel momento in cui facciamo l'osing. Quindi ad esempio se noi immaginiamo eh, discorsi di eh, microcriminalità potrebbe essere il numero di reati, piuttosto che potremmo ragionare anche su quello che è il sentiment, la percezione della sicurezza sul territorio e così via. E l'altro poi sono gli stakeholder che possono essere gli attori interessati a questa tipologia di analisi. Può essere anche al contrario, nel senso che uno stakeholder, eh, un'azienda una di trasporti, potrebbe, ad esempio, eh, definire, voglio capire come è cambiato il fenomeno dell'aggressione all'interno dei mezzi pubblici e quindi si, si, si ripercorre eh, i, gli scenari al contrario. Qui andando, cominciamo ad andare nel dettaglio e quindi ci avviciniamo anche all'approccio che noi abbiamo utilizzato all'interno della nostra soluzione, perché la definizione di un modello di ricerca in OSINT passa eh, dall'ambito, in questo caso abbiamo detto qual è... Ehm, la tipologia di ambito che ci interessa è l'analisi del rischio sul territorio, dall'individuazione delle tipologie di rischi, perché qui ne abbiamo elencati alcuni, quindi posso essere interessati a rischi sulla sicurezza, a rischi ambientali, a rischi economico-finanziari economico e così via. Da lì, poi all'individuazione di quali sono i fattori, cioè proprio gli elementi che io vado a intercettare all'interno delle fonti aperte, quindi in questo caso abbiamo citato microcriminalità, infortuni, incidenti e così via, noi ci concentreremo sul primo ramo, fino agli indicatori, cioè come accendo quel fattore di rischio microcriminalità andando a individuare all'interno delle informazioni laddove si parla di scippi, rapine, aggressioni, fenomeni di bullismo e, e così via. Qui abbiamo formalizzato le domande, quindi effettivamente, ok, analisi dei rischi sul territorio, ma in particolare qui andiamo a dettagliare. Quindi, la domanda di ricerca che noi ci siamo posti in, in questo project work è qual è eh, il trend di microcriminalità in una città metropolitana oppure una determinata zona della città, quindi si può ragionare anche per, per quartiere, e in un determinato arco temporale, quindi capire anche qual è il trend eh, di questi fenomeni. Più in dettaglio poi, questa è la macro domanda, le sottodomande è appunto qual è il trend dei reati contro il patrimonio in una città in una determinata zona oppure qual è il trend dei reati contro una persona in una città in una determinata, una determinata zona. Le fonti eh, ci siamo rifatti a fonti eh, giornalistiche nazionali. Qui ne portiamo un esempio, quindi potrebbero essere Repubblica, Lanza, City News, eh, social media. Piuttosto che fonti strutturate o semistrutturate, nel nostro caso, poi per riuscire a mappare l'informazione disponibile online su eh, diciamo, testo non strutturato, abbiamo usato anche Geoname per eh, consentire la georeferenziazione del, dell'informazione. Ecco, nel caso specifico noi per il project work, quindi anche per motivi di, 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 di tempo, ci siamo, diciamo, abbiamo selezionato tre fonti, in particolare eh, abbiamo preso la serie Today, che è disponibile in Milano Today, Roma Today e Napoli, Napoli Today, quindi, e abbiamo preso in analisi la sezione Cronaca, quindi su queste tre città metropolitane. E, e quindi su questo abbiamo sviluppato il progetto. Passo la parola a Giuseppe Donatello per la parte centrale del, del lavoro. Ok, salve a tutti, sono Giuseppe Donatello, faccio parte anch'io del gruppo RD di Eustema da poco più di due anni. Uh, prima diciamo, ho lavorato nel centro di ricerca India uh, francese per due anni e mezzo all'interno del gruppo STARS. Uh, e dopo ho avuto anche diverse esperienze in ambito diciamo di diverse aziende italiane. Uh, quindi, diciamo, per quanto riguarda diciamo, la, la collection del, um, del dataset che ha portato poi, diciamo, alla creazione, um, uh, diciamo, del, del dataset finale, ci siamo basati su 165.000 articoli che sono stati opportunamente um, uh, è stato opportunamente diciamo, sviluppati. Il, il crawler uh, che ha uh, consentito, diciamo, Uh, la definizione del dataset, uh, 165.000 articoli <coughs> riguardanti la sezione cronaca delle tre principali città italiane. Uh, I metadati uh, che riguardano diciamo, l'articolo, la, um, quindi l'articolo la, um, giornalistico, uh, sono evidenziati nella tabella sottostante e sono principalmente il luogo, il titolo, il sottotitolo, l'argomento, la data, il testo e l'autore dell'articolo dell stesso. Uh, in questa slide possiamo vedere una prima overview uh, del, del contenuto del, um, del dataset, uh, in particolare del, um, sono state evidenziate appunto gli, um, le parole contenute all'interno del tag argomenti uh, delle tre principali città italiane, quindi Roma, Napoli e Milano. Uh, da come si può vedere uh, da questa prima overview, quindi uh, da qui abbiamo iniziato a fare un'attività di esploratore data analysis, Uh, sull'intero dataset uh, e senza um, a questo stato senza effettuare alcuna trasformazione quindi proprio per, uh, per avere diciamo proprio un overview uh, del dato grezzo e da come si può evincere dai um, principali argomenti quindi i principali articoli riguardano gli arresti gli incidenti stradali uh, furti rapine uh, e tutto il contesto della droga Uh, mentre diciamo nella slide successiva uh, evidenzia un po' quelli che sono gli unigram del titolo e del sottotitolo uh, di tutto il dataset uh, mentre uh, i bigram uh, sono evidenziati nella slide um, attuale in cui vengono praticamente vengono uh, diciamo, um, analizzati coppie di parole uh, che um, ci hanno un po' consentito di capire Uh, uh, quali sono le principali, quindi, quali sono diciamo, le principali coppie di parole che uh, emergono all'interno di tutto il dataset. Uh, una visualizzazione, quindi, più, diciamo, più un, un aspetto di data viz dell'intero dataset, è stata um, è presentata in questa slide in cui viene, uh, viene evidenziato un word cloud. Quindi le principali uh, parole vengono evidenziate attraverso diciamo una um, rappresentazione quindi frequentistica e poi uh, di visualizzazione del, uh, del dataset. L'attività successiva ha riguardato l'analisi la, del tag argomento, in, in particolare le concorrenze con alcune uh, parole uh, chiave che riguardano la microcriminalità. Uh, un'attività precedente appunto aveva evidenziato uh, parole, uh, alcune parole che fanno parte appunto del contesto della microcriminalità quali il furto, il bullismo, la rapina e in questa attività di EDA, di Exploratori di EDA Analysis uh, abbiamo cercato di evidenziare le concorrenze di queste uh, parole per, uh, con lo scopo di uh, arricchire, con lo scopo di popolare l'ontologia di base. Uh, in questa slide viene presentato appunto diciamo un istogramma in cui veng vengono evidenziate le concorrenze uh, delle, delle parole con la parola con la keyword furto, uh, mentre nella slide diciamo successiva viene evidenziato come la parola bullismo, quali sono le cooccorrenze, appunto altri termini che cooccorrono con la parola uh, bullismo facendo parte, facendo parte appunto del, del contesto della microcriminalità. E da come si evince uh, la, um, uh, le parole associate, le parole che concorrono con la parola bullismo, riguardano tutto l'aspetto diciamo, della, della scuola e delle aggressioni in generale. Uh, mentre questo è un ulteriore esempio uh, della, della concorrenza ad, appunto, di una parola, una keyword nel contesto della microcriminalità che riguarda proprio lo, um, il contesto della droga, quindi lo spaccio, e quindi tutte quelle parole associate allo spaccio. Uh, quindi diciamo, questa attività di, um, di EDEX, Exploratory Data Analysis, um, ci ha consentito appunto di, um, di, diciamo, di allargare, quindi di, di definire, di popolare l'ontologia di base e di andare poi a, a, um, a definire altre domande che potremmo rispondere, come per esempio ci sono appunto percorsi in ambito familiare oppure in ambito scolastico o... Quali sono per, diciamo, i fenomeni di bullismo o se ci sono, in, co in quale contesto? E, uh, con questo duplice approccio, quindi sia top-down che bottom-up, bottom up sono state definite e quindi è popolate proprio le, um, queste categorie di microcriminalità che riguardano le aggressioni, la droga, i furti, le rapine e il vandalismo. Queste cinque categorie che, uh, che contestualizzano la microcriminalità e, e attraverso appunto questo approccio, duplice approccio, quindi sia top-down andando poi a proprio a, uh, a studiare il dominio, a, uh, sia bottom-up attraverso, quindi data driven, attraverso diciamo l'attività esplorativa, quindi un'eda EDA attraverso uh, l'esploratore data analysis ha consentito di popolare, quindi di definire prima e poi popolare quelli che sono i... Um, uh, Uh, diciamo uh, le, uh, le que quelle che riguardano diciamo, proprio le, il contesto della microcriminalità in, in questo caso appunto delle cinque uh, categorie uh, un'attività uh, quindi un ulteriore strumento che abbiamo utilizzato per uh, popolare quindi per sviscerare le categorie della microcriminalità uh, uh, riguarda appunto il topic modeling che è una tecnica unsupervised uh, utilizzata appunto per Uh, per clasterizzare, quindi uh, clusterizzare uh, documenti e per far emergere quelli che sono i topic, quindi quelli che sono diciamo, bunch, rappresentati da bunch di parole che coccorrono co insieme alla definizione del topic stesso. Uh, il topic modeling uh, viene appunto utilizzato come attività non supervisionata, soprattutto nel quanto riguarda i documenti. Quindi con uh, um, una, una quantità enorme appunto di documenti, e, uh, e per far emergere quelli che sono uh, i topic latenti all'interno di questo bunch di, di dati, come tecnica utilizzata. Uh, All'interno diciamo, di, di questo problema uh, è stata utilizzata l'LDA, che è un approccio statistico uh, in grado appunto di far emergere le, le parole che co insieme alla definizione di, quest di questi topic. In basso c'è la pipeline uh, in implementata, in cui si parte appunto da un documento e poi vi viene effettuata un, uh, una, un sequence splitter, quindi una suddivisione in, in frasi, una tokenization delle, de delle frasi stesse, quindi. Um, utilizzando um, in cui è possibile utilizzare sia lo Stanford parser quindi il parser dell'università dell di Stanford che uh, la libreria Gensim il uh, bag of words delle stesse parole uh, quindi un dizionario chiave valore che per ogni uh, uh, parola um, viene appunto diciamo, uh, evidenziata la, la relativa diciamo, occorrenza e il modello stesso è LDA, che uh, attraverso una funzione di probabilità um, praticamente costruisce questo set di, di parole che co-occorrono alla definizione del, uh, del topic quindi del, um, del topic latente, dell'argomento latente uh, attraverso questo, appunto, questa fase, questa operazione di topic modeling siamo riusciti a, um, a far emergere quelli che sono i, uh, i principali topic uh, contenuti all'interno del dataset e da come si può evincere uh, diciamo da questa slide um, um, ci sono appunto cinque uh, cluster disgiunti uh, riguardanti uh, uh, la droga appunto le rapine i furti l'aggressione in generale la, la violenza e poi un, un cluster che riguarda un po' il mix delle prece, dei precedenti quindi questa attività uh, ci è stata appunto utile per Evidenziare quelli che sono i gruppi, quindi quelle che sono uh, le principali categorie all'interno uh, appunto del concetto di, di microcriminalità. Quindi per avallare, uh, diciamo, le, uh, le cinque categorie che poi eh, diciamo, sono state definite questo, attraverso questo duplice uh, diciamo, metodo top-down e bottom-up per la vettorizzazione delle parole, uh, quindi per una, la rappresentazione uh, vettoriale delle parole stesse, sono sta, è stata utilizzata la tecnica del word embedding, in particolare il word2vec, che trasforma appunto uh, una parola in, um, in un vettore, e uh, attraverso diciamo, um, un'architettura composta da uh, una, un, un Seabove e Skipgram, che uh, Bove è una... In evoluzione della, della, della tecnica di del bag of words che tiene in contesto anche che tiene um, come diciamo uh, evoluzione anche il che tiene riferimento anche il contesto in cui si trova la parola uh, quindi attraverso diciamo, questa rappresentazione vettoriale uh, del, um, uh, delle parole uh, sono state poi diciamo um, è stata poi utilizzata per alimentare poi successivamente le, le, le reti neurali Uh, la slide presente uh, fa, um, um, è un output appunto del modello addestrato, del, quindi del work to back sul, sul dataset della microcriminalità. E, da, um, e da un esempio appunto del, del funzionamento nonché della bontà del modello uh, addestrato. Quindi, da, come si può vedere, appunto uh, nel contesto della droga uh, vengono evidenziate tutte le parole che sono simili alla, alla droga ovviamente diciamo la, la versione è quella versione stemmizzata in cui diciamo la parola viene, viene ridotta al suo stemma, alla, alla sua radice e eh, quindi per ogni, eh, per ogni, categoria, quindi per ogni diciamo, categoria appartenente al, al contesto della microcriminalità sono stati diciamo, in questa slide viene, viene eh, enfatizzato diciamo, l'output dello stesso World2Vec in ambito appunto della, della similarità, quindi quant, quant, quali altre parole sono simili a queste uh, categorie. Uh, quindi diciamo che attraverso questo duplice appro approccio uh, top-down e bottom-up ha uh, portato appunto alla, um, alla definizione, al popolamento, quindi all'enrichment uh, delle, delle classi della microcriminalità che riguardano appunto la, la, um, il furto, la rapina, uh, il vandalismo. Uh, la droga e le aggressioni in generale uh, ok adesso uh, passo la, um, la parola um, a Raffaele fermati uh, di nuovo come prima blocco la registrazione e la bio Raffaele comincia a prepararti si sì. aspetta un attimo interrompi la registrazione Uh, sì, uh, io sono Raffaele Palmieri, lavoro anche io all'interno del team RD di Ostema, uh, ormai già da qualche anno diciamo, all'interno di Ostema mi occupo di uh, diciamo, guidare uh, tutta la fase di proposizione. Uh, di progetti di ricerca e sviluppo che hanno a che fare con la data science e il machine learning uh, ed in particolare diciamo, anche, uh, tutto, diciamo, uh, tutti, uh, anche la fase di, uh, di sviluppo sperimentale di prototipi che avviene anche uh, presso, presso i nostri clienti. Uh, e quindi già da qualche anno stiamo facendo diciamo, uh, un lavoro di uh, acquisizione di, di competenze in questo ambito uh, che ci permette di, uh, diciamo, di, di, di innovare anche, anche all'offerta aziendale. Um, e in questo caso, diciamo, uh, in questo prototipo, quindi terminata quindi, la fase uh, esplorativa di analisi del dato uh, raccontata da Giuseppe, mm. e la fase quindi di arricchimento dell'ontologia della, dell della microcriminalità, ci poniamo poi diciamo, i problemi del machine learning. Vogliamo uh, sicuramente andare a localizzare le notizie, quindi correlare gli eventi che avvengono sul territorio legati alla microcriminalità, li vogliamo, diciamo, correlare. Ai luoghi con il miglior livello di precisione possibile per fare questo, diciamo ci sono due possibilità: uh, talvolta la notizia già ha i metadati geografici, e quindi chiaramente uh, bisogna, uh, uh, bisogna localizzare quel metadato, altre volte invece la dobbiamo andare a cercare all'interno del testo, e quindi uh, diciamo mh, uh, iterativamente andiamo a ricercarla all'interno del titolo, sottotitolo o, o del testo. Uh, per fare questo ci, ci siamo avvalsi di uh, modelli di machine learning con reti neurali profonde che consentono di, uh, diciamo, di ottenere prestazioni con accuracy uh, anche superiore al 90%. Al 90% uh, quindi sono dei framework già, già esistenti. E, uh, nel 90% dei casi, quindi, riusciamo addirittura a, uh, diciamo, ad essere uh, molto accurati. Uh, seguendo questo approccio riusciamo poi, rispetto al uh, dataset completo, a geolocalizzare correttamente circa il 70% degli articoli scaricati, considerando anche che non sempre ci sono i dati di, uh, di geolocalizzazione. Un altro problema che ci poniamo sempre di tipo supervisionato ovvero vogliamo classificare dato uh, diciamo, il cospicuo numero di, uh, di articoli classificati uh, anche nelle, nelle stesse testate giornalistiche online, vogliamo uh, definire con quale percentuale uh, sia uh, in quale percentuale sia, uh, sia presente il topic che uh, andiamo appunto uh, a, diciamo, a classificare rispetto appunto alla notizia che stiamo che siamo analizzando Uh, questo tipo di problema, uh, per questo tipo di problema abbiamo usato uh, anche qui mh, delle deep learning che ci hanno consentito di, uh, diciamo, abbiamo valutato due approcci, uno uh, con un modello LSTM uh, che ci ha consentito di, uh, di ottenere una un'accuracy di circa l'87%. Uh, andando poi diciamo, a suddividere il dataset con la cross validation, uh, quindi 60% training, 20% test set e 20% validation set, otteniamo una media di circa l'85% uh, e una standard deviation dell'1,25. Uh, la cross validazione l'abbiamo uh, testata uh, con K uguale, uguale 5. Uh, L'altro approccio e modello che abbiamo, uh, che abbiamo testato. Stato è, è la CNN che tipicamente viene usata per problemi di computer vision e uh, che mh, però abbiamo visto si comporta a delle percentuali anche migliori dell'LSTM uh, questo perché uh, diciamo, l'ordine uh, delle feature per questo tipo di modelli è molto importante e uh, negli articoli di giornale abbiamo visto che molto spesso si trovano delle collocazioni molto frequenti che chiaramente uh, diciamo, condizionano il risultato, il risultato della classificazione e abbiamo circa l'89% di, uh, di accuracy seguendo sempre sugli stessi dati che abbiamo usato per l'STM, ma andando diciamo, addirittura a fare la cross validation, abbiamo eh, raggiunto una media molto alta con diciamo, un, una standard division eh, superiore. Ma comunque diciamo, la SNN è risultata diciamo, eh, con, con performance, modello con performance eh, migliori. E diciamo, rivedendo, facendo poi una sintesi quindi tutte le tecniche che ha illustrato anche eh, Giuseppe, eh, quindi diciamo abbiamo eh, diciamo, applicato sia tecniche di Uh, machine learning non supervisionato per l'ontologia enrichment con algoritmi LDI word embedding e per i problemi diciamo, che uh, appunto poc'anzi abbiamo, abbiamo descritto abbiamo applicato machine learning supervisionato con tecniche anche di string pattern matching per uh, diciamo correttamente uh, individuare le porzioni di testo all'interno della notizia uh, che possono diciamo mh, sono dei candidati uh, entità uh, luoghi Um, e diciamo dal, dal confronto fatto quindi abbiamo portato avanti quindi, lo sviluppo CNN e chiaramente diciamo uh, ci riserviamo ulteriormente di uh, affinare il modello anche con, con più dati perché come detto diciamo il dataset è stato scelto uh, è stato scelto un dataset ad hoc di circa 165.000 uh, 165 articoli Um, venendo poi diciamo all'applicazione di queste tecniche quindi l'obiettivo ricollegandomi un po' anche allo scenario iniziale uh, descritto da Donato l'obiettivo è avere uno strumento uh, che ci possa permettere di fare crime mapping sul territorio e questo può essere un ausilio uh, per, uh, per, per le pubbliche amministrazioni locali per forze dell'ordine, per gestire eventualmente efficientemente le risorse allocate sul territorio e per prevenire diciamo, dei reati di microcriminalità che diciamo, sono soventi magari in determinate zone del territorio. E quindi vado a fare diciamo, uno strumento di questo tipo. L'idea, diciamo, l'intento è avere un'applicazione di questo tipo. Venendo al prototipo, eh, diciamo, eh, sviluppato, chiaramente, noi già da qualche anno abbiamo messo su uno stack architetturale prevalentemente composto da tecnologie open source. In questa slide vediamo eh, diciamo, lo stack, che, eh, diciamo, il modello lambda che, eh, che abbiamo usato, che mh, praticamente da, mh, da sinistra verso destra ci consente di acquisire varie tipologie di fonti eterogenee con diversi livelli di strutturazione. E con diverse anche frequenze di aggiornamento. Utilizzando, diciamo, nello specifico strumenti di per il collezionamento che possono essere web crawler come Natch o uh, Scrapy, e abbiamo Kafka per gestire la, uh, diciamo, la messaggistica tra queste componenti che dialogano per dei Nuovi dati all'interno uh, all di un sistema uh, di questo tipo. Uh, chiaramente il modello lambda differenzia le elaborazioni batch e in real time rispetto a questi, uh, queste elaborazioni. Mh, applichiamo strumenti diversi che possono essere a duplo con, con spark per la parte batch. Per la parte real time ci uh, usiamo Spark Streaming e uh, diciamo, um, un insieme di librerie per il machine learning che ci consentono di aggiornare i modelli sviluppati in tempo, in tempo reale. Uh, questi modelli uh, fanno uso di librerie come Spark MLlib o tutto lo stack Python, Learn, con le reti neurali, quindi Keras e TensorFlow. E uh, chiaramente queste, diciamo, queste, uh, queste librerie vengono, vengono uh, diciamo, sfruttate anche dalla parte poi di Result Store, quindi c'è uh, diciamo uh, un salvataggio di tutti questi dati uh, su un, un layer di Result Store che è tipicamente è composto da uh, database NoSQL che possono essere di varia tipologia come uh, Document o GraphDB e quindi eh, abbiamo Neo4j, Elastic e MongoDB che sono diciamo, dei NoSQL eh, che noi sfruttiamo per le nostre applicazioni. E eh, poi abbiamo eh, una libreria, eh, un framework per eh, dati spazio-temporali come Geomesa, che è molto interessante proprio per questo tipo di applicazioni, che consente di fare delle analisi eh, predittive di dati strutturati con le componenti spazio-temporali e anche qui abbiamo Kafka per gestire la messaggistica anche con la parte front-end. Uh, la parte data consumer è la parte diciamo, che poi viene, uh, viene offerta all'utente finale di queste applicazioni e uh, in questa, uh, in questa uh, diciamo, categoria rientrano... Tutti i framework, i maggiori framework sviluppati con i, i principali linguaggi web come Java, Microsoft.NET, Python, C. Per la parte proprio di front-end, quindi per l'interfaccia utente, usiamo librerie eh, quali React, Angular, Oplotly e Kibana per la parte di visualization. Andando avanti, questa è la progettazione del, diciamo del, del prototipo, quindi a questo punto vi farei vedere appunto il prototipo che è stato uh, stato realizzato diciamo abbiamo um, a questo punto credo di dover uh, ricondividere un attimo ricondivido un attimo lo, lo schermo dal, dal browser perché prima c'era la presentazione ecco um, allora quindi um, questo è il prototipo che appunto abbiamo sviluppato, c'è cioè una parte di eh, autenticazione utente, qui posso andare a ricercare il luogo mh, per il quale appunto voglio, voglio effettuare la, la mia analisi eh, di rischio. Posso quindi eh, selezionare e filtrare sia per full text, ma sia anche per tipologia eh, di, eh, di, lo, di, di entità, anche tipologia amministrativa, quindi eh, se trattasi di provincia, città, regione. In questo caso vado a selezionare Napoli, che è la città, posso andare a definire diciamo, il, la distanza massima. A partire dal punto di coordinate, uh, al punto con le coordinate eh, diciamo, um, prelevate dal database uh, di fonti aperte uh, Geonames, uh, posso quindi andare a uh, circoscrivere la mia, uh, diciamo, la mia analisi. Uh, post, mh, vado anche a visionare altre, uh, diciamo, altre informazioni, ad esempio uh, l'informazione sulla, sulla descrizione di Napoli presente su Wikipedia, che mh, mi consente di arricchire ulteriormente diciamo, la mia analisi. Vado a, uh, posso visualizzare anche altri attributi come popolazione o tipologia di, uh, di entità geografica, in questo caso appunto trattasi di una, uh, una città e uh, vado quindi a condurre l'analisi, posso intervallare anche diciamo, la mia analisi andando a delimitare uh, una data di inizio e data di fine uh, rispetto alle notizie che voglio, uh, diciamo che voglio analizzare e vado poi a uh, navigare i miei diciamo, indicatori uh, che ho definito da, nella, mia, uh, nella mia ontologia. In questo caso quindi uh, il prototipo si occupa appunto di porre eh, delle risposte che eh, diciamo, trovate sulle foto aperte a queste domande di diciamo, evidenziare delle risposte che poi l'utente può andare a, uh, eventualmente a uh, selezionare e a validare o uh, a invalidare in base sia diciamo, al suo interesse rispetto a uno specifico indicatore sia anche uh, ad eventuali falsi positivi che si dovessero uh, presentare Uh, ho poi anche diciamo, una, uh, una visualizzazione geografica in cui posso filtrare per tipologia di, uh, di, diciamo, di, di microcriminalità. Uh, vado a uh, correlare uh, diciamo, e, uh, la notizia con il link, con la URL uh, principale diciamo, da cui è stata estratta la notizia e uh, in questo caso poi uh, posso, diciamo, a chiusura dell'analisi posso produrre il report. Quello che volevo mostrare è che diciamo, posso anche cercare non solo per città, provincia, comune o quartiere, ma anche per diciamo, punto di interesse, in questo caso Piazza Garibaldi, uh, e andare a circoscrivere rispetto diciamo, a, um, a un punto ben preciso la mia analisi. In questo caso vado a eh, diciamo, definire, definire maggiormente, diciamo restringere la, la distanza e posso andare appunto a eh, visionare i miei, eh, le mie evidenze. In questo caso qui ad esempio c'è metro linea 1. Qui c'è evidentemente diciamo, un falso positivo sulla localizzazione perché trattasi di stazione municipio, quindi è un fatto non avvenuto a Piazza Calibati, quindi io posso invalidare l'evidenza e mettere anche un commento che diciamo, può essere utile poi dopo per diciamo, migliorare il dato da questo punto di vista. Uh, posso invece andare eventualmente a uh, validare. Altri, altre notizie come questa. Anche qui posso vedere diciamo, il mio URL, quindi vado alla notizia principale. Quindi un fatto avvenuto a, a ferragosto dello scorso anno. Vado quindi a validare questa evidenza e mh, diciamo, quindi sono in grado anche di produrre il mio report. Uh, infatti, diciamo, ho, uh, il mio intento quindi è validare una tipologia di rischio. Che sto analizzando e quindi eh, basta appunto validare almeno un'evidenza rispetto a quella tipologia di rischio per produrre poi un mio report che posso andare a eh, produrre dal tab eh, relativo. Qui vado a vedere anche gli estratti che ho validato della notizia, e l'analisi si può concludere quindi con la creazione di un PDF. E uh, diciamo, il mio PDF uh, diciamo, mi riporta tutte le, uh, le informazioni che, che ho raccolto, appunto, quindi, uh, dove, qua, che di, di evento, quindi che tipo di evento, che uh, tipo di microcriminalità, la, la fonte, l'evidenza e la mia conclusione. E quindi è un report che posso poi condividere con, diciamo, con, anche con altri componenti uh, del team che utilizzano questo tipo di, di analisi. Ok, e quindi posso ripassare alla presentazione. Direi che possiamo concludere, Raffa, se no ci allunghiamo, ci allunghiamo troppo. Sì, c'erano solo le conclusioni. Sì, sì, vai, vai. Abbiamo quindi individuato possibili evoluzioni che possono essere sia estensioni di scenari di interesse rispetto diciamo, a um, quelli descritti all'inizio della presentazione. Quindi, uh, anche in base diciamo, agli interessi che possono uh, essere uh, che possono prevenire da vari stakeholder che possono essere interessati a scenari, mh, a, a determinati scenari piuttosto che ad altri, quindi estendere anche modelli di analisi. Eventualmente, integrare altre fonti che possono essere anche non necessariamente aperte, quindi certificate. Uh, e uh, consolidamento di eventuali uh, della parte di sezione informazioni per estrarre uh, gli eventi e chiaramente si possono estendere anche altre fonti, uh, sia fonti tipo social, ma anche altre tipo, tipologie di fonti come immagini e video. E infine diciamo, abbiamo riportato la bibliografia, uh, cioè tutti i riferimenti che abbiamo utilizzato per mettere a punto diciamo, lo studio dell'analisi e la realizzazione del, del prototipo. Vi ringrazio ehm um, noi abbiamo